Il grande momento è arrivato, siete pronti naturalmente. Sì, finalmente è arrivato. Questi giorni di pausa sono difficili da gestire perché veramente non sai se attivarti o se restare tranquillo per la partita. E devo dire che le ragazze anche questa mattina hanno fatto belle cose, quindi siamo pronti a questa battaglia. Che difficoltà è rincontrare una squadra che si è già trovata sul cammino e battuta come la Cina? Ma abbiamo solo riguardato i dettagli che possiamo fare meglio, anche perché penso che comunque saranno i dettagli a fare la differenza. E la conosciamo bene e sinceramente è una squadra che accende le ragazze e quindi credo che dal punto di vista dell'atteggiamento sarà una partita che riserverà tante emozioni. Ripensare all'Italia di Sapporo quando abbiamo incontrato la Cina, e questa è inevitabilmente un po' diversa, c'è stato un lungo percorso in mezzo. Sì, un lungo percorso, ma anche per la Cina, perché poi da lì non ha più perso, quindi arriviamo tutti e due con un percorso importante a questa semifinale. E sono due squadre molto giovani, quindi secondo me sarà una partita dove secondo me la tensione giocherà un ruolo importante. Loro sicuramente hanno un pochino più di esperienza di noi, ma secondo me noi abbiamo chiaro quello che vogliamo fare e curando alcuni dettagli anche della partita che abbiamo fatto nel girone, credo che possiamo fare ancora meglio.